Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Quest'oggi video particolare interamente dedicato a quello che è stato il mio 2014 videoludico. Ripercorreremo quindi quelli che sono stati i giochi che più ho apprezzato e quelli che invece mi hanno deluso di più. Prima di iniziare volevo ricordarvi alcune importanti premesse. Vi ricordo che tutti i titoli che troveremo all'interno di queste classifiche, quindi la top e la flop, sono giochi usciti nel 2014. Magari ci saranno alcuni assenti perché, come sapete, insomma, non compro tutti i giochi dell'anno perché anche magari per discorso di gusti personali tal genere non mi piace, quindi non vado ad acquistare tutti i titoli usciti nell'arco dell'anno. Quindi se mancano può essere per questo motivo, oppure perché magari ho acquistato alcuni titoli ma non ho ancora avuto tempo di giocarli ed eventualmente ne parlerò magari nella classifica dell'anno prossimo. Vi ricordo inoltre che questa è una classifica, sono classifiche puramente soggettive, personali, basate su miei gusti, quindi classifiche del tutto personali. Un'altra precisazione che voglio fare: magari i più attenti di voi si saranno accorti che manca quest'anno il video dei giochi usciti negli anni precedenti che più ho apprezzato. Questo perché? Perché sostanzialmente questi giochi si sono ridotti a due, e di conseguenza ho deciso di parlarne, di inglobarli in questo video con una sezione a parte a inizio video proprio. Quindi dopo le premesse parlerò subito di questi due videogiochi. Ultime premesse: vi ricordo che per la natura stessa del video, voi probabilmente starete già notando la durata probabilmente smisurata di questo video, mi trovo costretto a registrare per motivi di tempo e per motivi anche di riuscire ad acchiappare la luce giusta. Mi trovo a registrare sicuramente in giorni diversi, quindi se vedete cambi di abbigliamento, cambi di illuminazione, eccetera, sarà proprio per questo motivo. Vi ricordo un'ultima cosa: il video che uscirà dopo di questo, il prossimo video, sarà interamente dedicato ai titoli che più attendo del 2015, quindi i più attesi, insomma, dell'anno che è appena iniziato. Detto questo, direi di iniziare col video. Iniziamo proprio parlando dei due titoli usciti negli anni precedenti che più ho apprezzato nell'ormai passato 2014. Il primo di questi, lo vedete là dietro, è Virtus Last Reward, titolo molto particolare, uscito nel 2012 per PlayStation Vita e per 3DS. La trama narra di queste 9 persone che vengono rapite e messe in questa struttura particolare che sembra una specie di bunker praticamente, sembra tutto in cemento, eccetera. Queste 9 persone dovranno collaborare per cercare di uscire vive da questa situazione. Una situazione che ricorda un po' Solo Enigmista, il film, avete presente, no? Quindi queste persone dovranno, in questo caso, nel gioco, affrontare una serie di enigmi, che saranno dati ovviamente da risolvere al giocatore, enigmi molto cervellotici, particolari e anche molto diversi tra loro. Ed è una caratteristica del gioco che mi è piaciuta davvero, davvero tanto. E personaggi che dovranno collaborare per cercare di uscire tutti e 9 vivi da questa struttura, perché in certe situazioni i personaggi possono anche morire. Poi si scoprirà che c'è questo Zero che parla loro attraverso questi schermi, con questo pupazzo da coniglio che parla loro, gli dice cosa devono fare, e però Zero dice di essere al contempo stesso uno dei 9 che sono all'interno di questa struttura. Quindi c'è questo mistero, bisogna scoprire chi è Zero, perché sono state rapite queste persone, cosa vuole dimostrare. Titolo molto interessante, molto maturo nei contenuti, purtroppo titolo solamente in inglese. Io l'ho giocato tra l'altro con audio in giapponese e sottotitoli in inglese, ma è un inglese in realtà molto basilare, scolastico, cioè non dovrebbe essere quello lì il problema particolare. Onestamente mi chiedo perché nessuno abbia parlato di questo titolo. Cioè, tanti fanno i radical chic snob di sto cavolo che vanno a prendere il titolo sconosciuto così, però magari ci sono giochi veramente validi che escono anche in formato fisico e non se li caga nessuno. Questo è un po' uno dei misteri ed è uno dei motivi anche per cui ho voluto inserire Virtus Last Reward all'interno di questo video. Primo perché comunque il titolo mi è piaciuto veramente tanto, cioè il gioco mi è piaciuto, mi ha appassionato, ero sempre spinto ad andare avanti. Tra l'altro il gioco ha una struttura particolare a livello di finali, perché noi potremo compiere delle scelte, potremmo dividerci in vari gruppi, cercare un'uscita così, intanto squilla il telefono, e praticamente arriveremo a finali diversi. Il problema è che c'è un finale particolare, diciamo arriveremo a dei binari morti, possiamo tornare indietro al bivio precedente e cambiare strada. Quando arriveremo a uno dei finali, diciamo, che riescono a concludere la vicenda, per una sorta di
strano paradosso, praticamente un futuro definitivo cancella, crea anche un passato alternativo risistemando tutta la vicenda. È molto particolare come cosa, comunque. Strana, ma funziona. Adesso ve l'ho spiegata male io. Comunque, ripeto, Virtus Last Reward, titolo particolare. Se vi piacciono gli enigmi, le trame intricate, e se riuscite a superare la barriera dell'inglese, compratelo, c'è anche per 3DS. Vi dico che veramente il titolo merita tanto, e non mi spiego, non riesco a capire perché praticamente nessuno l'abbia giocato e nessuno ne abbia parlato. Mistero. Il secondo titolo di cui voglio parlarvi ora è un gioco davvero vecchiotto, perché risale addirittura al 2010. Lo vedete là dietro, stiamo parlando di Mafia 2, particolarissima gangster story ambientata in questa New York degli anni 50. Il protagonista è Vito Scaletta, che assieme al suo amico Joe Barbaro vivranno avventure e disavventure all'interno del mondo mafioso locale. Cosa mi ha colpito particolarmente di questo titolo? A parte una trama matura, personaggi ben riusciti, un gameplay comunque abbastanza funzionale, mi ha colpito proprio la sua ambientazione. Quindi New York sì, poi una piccola porzione di New York in realtà, Empire Bay, ma soprattutto il periodo in cui è ambientato, gli anni 50. Sapete bene che io sono uno di quelli che a livello generale comincia un po', ma forse già da un paio d'anni, a detestare il fatto che troppi videogiochi cerchino di proporre ambientazioni moderne, futuristiche. C'è una ridondanza di queste ambientazioni, di conseguenza trovarmi tra le mani, purtroppo solo nel 2014, perché in realtà è uscito 4 anni fa, Mafia 2 è stato un fulmine a ciel sereno. Cioè veramente ho detto wow, che bello, cioè vedere quelle auto, quel modo di vestire, quegli edifici, quelle armi lì. Sono riuscito ad immergermi completamente in questa atmosfera davvero, davvero molto, ma molto particolare. Cioè, per tutti coloro che cercano un gioco un po' diverso, perché mi viene da dire anche un free roaming un po' diverso, ma in realtà no, perché il free roaming è inserito un po', è un finto free roaming in realtà Mafia 2. Cioè, il free roaming è solo quasi per raccogliere i collezionabili o per modificare l'auto, cosa molto interessante tra l'altro. Però, in realtà la trama è, diciamo, lineare, ecco, il free roaming forse era stato inserito per motivi più modaioli che altro. Ma a parte questo, il gioco resta secondo me ottimo. Tra l'altro hanno annunciato da poco, più o meno in maniera ufficiale, che dovrebbe uscire anche il terzo capitolo. Io veramente, probabilmente diventa uno dei giochi più attesi per me, perché veramente questo l'ho davvero davvero adorato. Quindi ripeto, Mafia 2 consigliatissimo a tutti, onestamente. Se non l'avete ancora recuperato, potrebbe essere il motivo, potrebbe essere il momento giusto per farlo, insomma, prima che diventi troppo vecchio, insomma, anche se a dire il vero non mi è pesato più di tanto. Vabbè. Bene ragazzi, dopo avervi consigliato questi due titoli, direi di passare alla flop, che come l'anno scorso non sarà una vera e propria classifica, non avremo quindi la posizione 5, 4, 3, 2, 1, ma sarà un discorso, una cosa più discorsiva, una sorta di chiacchierata, mettiamola così, con voi riguardo tutti quegli aspetti del 2014 che non mi hanno convinto, che mi hanno proprio deluso profondamente. Quindi si parlerà di atteggiamenti, situazioni, momenti verificati nel corso dell'anno e ovviamente anche di giochi. Diciamo subito che a livello generale il 2014 secondo me non è stato proprio un anno magnifico, ed è proprio questo il punto da cui voglio partire per questa flop, cioè il 2014 nella sua complessità, nella sua interezza. Vi ricordate, il 2014 veniva posto un po' come l'anno delle next gen, no? Doveva essere l'anno che avrebbe dato la spinta verso il futuro, il supporto dato a queste nuove piattaforme, mentre invece secondo me è stato un anno non mediocre, ma peggio da questo punto di vista, un anno proprio fiacco, stanco, dove tanti hanno preferito accontentarsi, fare il compitino e magari rimandare tante cose belle magari al 2015, appena iniziato, o addirittura oltre. Vi ricordate alle 3 del 2013 tutte le promesse che c'erano, la volontà di spaccare il mondo, dai, c'era next gen? Ecco, tutte promesse che non sono state mantenute, perché il 2014 è stato un tremendo anno di passaggio, l'anno dei cross gen, l'anno delle pochissime esclusive, almeno per quanto riguarda Play 4, l'anno dei multipiatta più totali, l'anno delle poche nuove IP, l'anno delle remastered che hanno
infarcito il mercato, un mercato che in realtà all'inizio contava davvero pochissimi titoli e pochissimi titoli interessanti, quindi c'è stato il bisogno, no, di queste remastered, che poi sono diventate quasi una moda, perché con pochi investimenti riescono a dare un riscontro molto alto, quindi poca spesa, tanta resa, no, come si dice in questo senso. E di conseguenza vediamo che il 2014 è stato un anno, secondo me, notevolmente fiacco. Non sono mancati giochi interessanti, li vedremo successivamente nella top, però a livello generale mi aspettavo tutta un'altra cosa. E se fate un paragone semplicissimo, cioè quello di andare a confrontare i titoli, gli atteggiamenti, diciamo, dei primi 12 mesi del lancio di una PlayStation 3, ipotesi, con quelli del lancio di una PlayStation 4, vedete che c'è un abisso. Cioè là c'erano tante nuove IP, tanta voglia di innovare. Adesso sembra che ci sia più voglia di coccolare le vecchie generazioni rispetto a voler magari accontentare chi ha speso 400 euro al day one per una nuova piattaforma. E questo è un atteggiamento che onestamente mi ha dato molto, ma molto fastidio nel corso del 2014. Un altro aspetto che mi ha dato particolarmente fastidio in questo 2014 è la tendenza più o meno velata a voler trasformare il videogioco in un futuro non troppo lontano da bene, quindi da videogioco su supporto fisico che vado a comprare in negozio, di cui posso disporre, eccetera, a servizio, quindi PlayStation Now, sistemi di game streaming e tutto quanto. Ho fatto un video dedicato all'argomento, quindi non vorrei dilungarmi più di tanto. Vi ricordo solo il succo di quel video là, no? E il mio pensiero, cioè non andate coi paraocchi, non pensiate che il futuro sia per forza di cose sempre buono, saggio e giusto. Cercate di ragionare con la vostra testa e di valutare. È giusto che il videogioco diventi un servizio, è giusto dipendere costantemente da determinate connessioni online, da servizi che appena staccano la spina noi rimaniamo a secco totale di tutto. Date, insomma, pensate, magari scrivetemi qua sotto se già non l'avete fatto, cosa ne pensate della questione. Io ritengo che sia un argomento di cui è doveroso parlare, mentre invece vedo che non è molto sentito a livello di opinione pubblica. Purtroppo questo è un atteggiamento che comincio a intravedere e che mi lascia molto perplesso e, devo dire la verità, un po' timoroso. Vorrei aprire ora una piccola parentesi dedicata ad alcuni atteggiamenti particolari che mi hanno parecchio infastidito durante il corso del 2014. Ma non stiamo parlando di atteggiamenti tenuti da avide software house, cioè soldi, cose del genere. Stiamo parlando di atteggiamenti che purtroppo hanno coinvolto un certo tipo di critica specializzata, quindi un certo tipo di giornalismo, e molto spesso un certo tipo di pubblico, quindi un certo tipo di utenza. Da un lato abbiamo una stampa specializzata che riesce sempre meno ad essere presa sul serio. Emergono ogni volta altarini, situazioni poco chiare, voti alti, magari paragonati a una recensione in realtà dove il titolo viene demolito. Ci sono sempre situazioni un po' strane, come se la stampa specializzata, in realtà il giornalista, mettiamo, non possa realmente esprimere ciò che pensa del titolo. Magari può farlo un po' tra le righe, ma il voto deve essere comunque quello, sempre. Bisogna esaltare determinati giochi AAA, certi titoli indipendenti bisogna anche quelli cercare di portarli a un livello superiore, a volte dandogli dei voti un po' fuori scala, utilizzando sempre due pesi e due misure. Quindi dal punto di vista della critica questo è un aspetto che veramente sto apprezzando realmente poco. Io, sapete, non ho mai dato troppa importanza a recensioni così, perché ho sempre sentito un po' puzza di bruciato, però più si va avanti negli anni, col tempo, più emergono situazioni di questo tipo. Quindi mi chiedo, da un certo punto di vista, ma a cosa serve ancora un certo tipo di stampa specializzata a coloro che vogliono arrivare a "io sono l'oggettività"? A cosa servono recensioni del genere, cose del genere? Non lo so, ditemelo voi. Dall'altro punto di vista, l'altra campana, abbiamo un pubblico che molto spesso è comunque sempre fortemente influenzabile sia da queste recensioni sia da opinioni più o meno libere, più o meno scritte, più o meno orchestrate
non so, lo youtuber che ha 400.000 iscritti, che promuove il determinato gioco, guarda caro, sempre gli stessi titoli, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa serie di catene, software house, publisher, giornalista, youtuber grosso così, che promuovono sempre gli stessi giochi così, mi ha fatto storcere il naso nel corso del 2014, più che altro per un aspetto fondamentale, perché si è instaurata poi un po' una diatriba strana nel mondo videoludico. Da un lato c'è quelli che devono fare i radical chic alternativi a tutti i costi e dire che giochi indipendenti sono il futuro, che noi abbiamo preso un PC da 1000 euro per giocare a un gioco che girava sul NES. Dall'altro abbiamo quelli che noi, AAA, quindi c'è questa diatriba, AAA versus giochi indipendenti. Insomma, che sono diatribe inutili, sterili, cioè un gioco è bello sia che sia AAA che sia indie, cioè non, queste cose non stanno né in cielo né in terra, questo andare coi paraocchi per me non esiste. Ma la cosa che mi dà più fastidio, ed ecco il punto, ed ecco perché ho voluto inserire questa posizione, questa situazione nella flop, è l'atteggiamento che questa diatriba, a chi fa male, chi va a danneggiare in realtà? Tutti quei videogiochi che stanno nel mezzo, nella cosiddetta fascia grigia, quella che ho ribattezzato io, la fascia grigia, giochi che non sono né AAA né indie, giochi magari a medio budget, che escono anche scatolati così, ma di cui nessuno parla, o di cui in maniera estremamente maliziosa si parla volutamente male. Questo è un aspetto che con gli anni si è sempre più amplificato, fino a raggiungere il 2014, secondo me, proporzioni incredibili. E perché? Tutto perché c'è questa moda, questo binomio indie AAA di moda, perché si vuole seguire... Insomma, il succo qual è? Di ragionare sempre con la propria testa. Di ragionare sempre con la propria testa e di non andare coi paraocchi in determinate situazioni e di non voler fare gli alternativi a tutti i costi, quelli che massacrano, oppure viceversa, massacrare tutto quello che non è AAA, che non è Ubisoft, Electronic Arts, Activision, massacrato. No, bisogna ragionare con la propria testa e cercare di giudicare prodotto per prodotto quello che viene fuori, che può uscire l'indie capolavoro così come può uscire il AAA capolavoro, e queste due cose non vanno in conflitto di interessi, perché stiamo parlando sempre di videogiochi. Quindi non capisco veramente il perché di queste sterili diatribe, sono inutili. Questo è il punto di questa posizione. Tutte queste diatribe, anche console war, il PC di qua, il PC, sono tutte diatribe inutili e sterili, che non fanno bene a nessuno. Io non so se all'estero la situazione sia diversa, ma in Italia, girando per forum, siti così, la gente perde più tempo a battibeccarsi che a provare a costruire qualcosa di creativo, qualcosa non di creativo, qualcosa di costruttivo, scusate. Questo è un punto che non capisco, ripeto, è un po' da corollario, non stiamo parlando di videogiochi, di software house, ma stiamo parlando comunque del nostro mondo, mondo videoludico, in questo caso dal punto di vista della critica e del pubblico. Mi chiedo perché si perda più tempo a battibeccare così piuttosto che a provare ad avere un dialogo civile. Non riesco veramente a capire, forse sarà insito nell'animo umano questa voglia per forza di litigare sempre, di cercare la rissa mediatica ad ogni costo. Ovviamente tutti dietro una tastiera, no? Perché poi si sa nella vita, no? Com'era dietro una tastiera tutti i leoni, no? Vabbè, c'era una roba del genere, comunque avete capito il succo del discorso. Quindi ripeto, diatribe inutili. Molto spesso si perde più tempo a battibeccarsi per una piattaforma di gioco piuttosto che parlare magari di un gioco nello specifico addirittura. Cioè è più importante la piattaforma che il gioco. Non lo so, e poi in certi... quando ci sono magari da tirare in ballo argomenti veramente importanti, la gente non sa più che cosa dire. Questa è una delusione. Il pubblico, dal punto di vista che si parli magari di cazzate, molto spesso, e non si parli di argomenti legati comunque sempre al nostro settore in maniera un po' più seria e un po' più civile. E ovviamente parlando di flop non poteva mancare per il secondo anno di seguito PlayStation Vita. Giuro che poi non la metto più, è l'ultima volta che la cito, PlayStation Vita, che francamente io l'anno scorso mi ero lasciato con l'augurio di dire chissà cosa faranno l'anno prossimo, vedremo cosa hanno fatto l'anno prossimo. Niente, finito, disastro globale finale totale, almeno qua da noi in Occidente. PlayStation Vita che non ha praticamente più motivo di esistere. Se escono dei giochi sono quasi tutti porting, remake, giochi indipendenti che comunque ci sono anche su altre piattaforme. È diventata una piattaforma
inutile, è quasi un paddone PlayStation come quello del Wii U per streamare il gioco da Play 4, Play Vita, tra l'altro con comandi imbarazzanti, cioè ha veramente perso la sua essenza originale, quella di console portatile a sé stante. Tra l'altro è uscita anche PlayStation TV, che si chiamava in origine PlayStation Vita TV, che consente di leggere i giochi di PlayStation Vita, quindi anche lì la Vita in sé ha perso completamente di senso, un motivo di esistere, perché volendo uno si compra questo scatolottino e può giocarsi sulla TV di casa comodamente i giochi di PlayStation Vita. Quindi non riesco veramente più a capire il senso, almeno ripeto, qua da noi di questa piattaforma. Cioè potrebbero, per quanto mi riguarda, anche toglierla dal mercato, ci farebbero più bella figura, piuttosto che mantenere uno zombie, perché è uno zombie la PlayStation Vita, morto che cammina, un velo funereo che si è abbattuto sul mondo videoludico. Veramente mistero, non faccio veramente fatica a trovare qualcuno che sia soddisfatto di PlayStation Vita. Anche perché, ripeto, cosa esce per Vita? Che giochi escono? Dov'è la ciccia? Dove sono le killer app, i must have? Boh, persi nell'aere. Ma flop significa anche ovviamente videogiochi. Ed ecco là dietro due esempi di titoli che mi hanno deluso purtroppo profondamente. Stiamo parlando di Watch Dogs e The Crew, incredibilmente due titoli Ubisoft. E fortuna che non ho comprato né Unity, no, Far Cry ce l'ho ma non l'ho ancora giocato, perché probabilmente potevano anche loro magari finire all'interno di questa flop, segnando il 2014 di Ubisoft come un disastro totale, almeno per quanto riguarda i titoli più blasonati, lo vedremo poi in seguito. Allora, cosa c'è da dire? Vabbè, Watch Dogs e The Crew, grandi aspettative disilluse, perché Watch Dogs sembrava volesse spaccare il mondo, voleva essere questo gioco quasi rivoluzionario, questo open world che voleva calcare la mano su un tema molto interessante, quello della privacy, del controllo, l'informatizzare tutto, no? Il mondo informatizzato, tutto il controllo totale, globale, così, che invece risulta patetico e ridicolo. Trama, secondo me, insignificante, personaggi ridicoli, super stereotipati, un gameplay che per la maggior parte del tempo risulta problematico, la guida, le auto che saltellano, fisica assente, tutto quanto, downgrade tecnico allucinante, un gioco che onestamente lascia davvero poco. Un gioco che però aveva del potenziale, cioè non è tutto da buttare, Watch Dogs, perché ripeto, il tema di fondo era molto interessante, poi è stato affrontato malamente. È ovvio, a livello di gameplay c'erano delle novità interessanti, il fatto del poter hackerare così, poi è stato semplificato probabilmente per cercare di acchiappare più pubblico possibile, no? Il discorso dell'hackeraggio così, se vi riguardate qualche video vecchio di Watch Dogs, non era semplice come adesso, premi quadrato e fai tutto. Il gioco era molto più incentrato sull'hackeraggio, mentre invece il prodotto finale è risultato molto più incentrato sullo shooting e quant'altro. Quindi un prodotto che secondo me si è progressivamente commercializzato nel tempo anche. Ma forse la cosa che più mi ha dato fastidio di questo Watch Dogs è che è stato seriamente, come dissi in un video, progettato per essere un incipit. Ma non. E ci ho visto un po' di malafede in questo. Cioè, questo è un po' il problema. Cioè, non è che è successa una situazione come Assassin's Creed 1, ipotesi. Hanno tante idee, provano a fare qualcosa, gli viene un po' zoppicante, poi il 2 hanno capito e sono riusciti a fare il prodotto, secondo me, il vero capolavoro della serie. Qua no, qua ci vedo più malafede. Ci hanno usato le idee col contagocce. Hanno detto: noi diamo al pubblico una cosa, un prodotto mozzato, in modo da poterlo progressivamente migliorare. In modo da dire, ecco, ogni anno c'è una miglioria in più. Ma tutto ciò è stato fatto a tavolino e questo mi dà profondamente fastidio. Comunque di Watch Dogs trovate un video dedicato sul mio canale se volete approfondire, apparirà sulla copertina del gioco stesso. Per quanto riguarda The Crew, invece, cosa c'è da dire? Più o meno anche qua siamo agli stessi livelli, nel senso che titolo che aveva creato grandi aspettative, questo gioco di guida open world che come mappa riproponeva tutti gli Stati Uniti in miniatura e che comunque per essere attraversati richiedeva dai 40 ai 50 minuti più o meno, quindi una mappa davvero sconfinata, enorme, che si è rivelata in realtà un'arma a doppio taglio, perché questa immensità globale si traduce nel nulla totale. È difficile da spiegare anche. Cioè, una mappa così grande
ti fa perdere poi coscienza e il senso magari delle piccole cose che ci sono all'interno di questa mappa. Ripeto, è difficile da spiegare, forse chi l'ha giocato riuscirà a capire meglio. E poi è un gioco che comunque ha tanti altri problemi, perché tecnicamente è quello che è, ma dico ci posso anche passare sopra. Il problema vero è proprio la struttura del gioco, il classico schema Ubisoft che ritrovavamo anche in Watch Dogs. Sincronizza il punto, fai tutte le missioni ripetitive. Tra l'altro, The Crew ha una trama anche qua risibile, ridicola, che non lascia veramente nulla, quasi una giustificazione a chi vuole giocare il gioco in single player, anche se poi in realtà il gioco deve essere per forza connesso ai server anche per giocare in single player, quindi c'è questa incongruenza generale. Un titolo che prometteva molto. Un titolo che riesce probabilmente solo nell'intento di creare un sistema di customizzazione veramente efficace. E lì il titolo riesce. È l'unico aspetto che veramente mi è rimasto del titolo, la customizzazione, le vetture che ho creato. Perché lì veramente le potenzialità sono, mi viene da dire, quasi infinite, quasi illimitate. Non ho mai beccato anche in multigiocatore una persona che avesse l'auto uguale alla mia. Ho sempre beccato auto diverse. Quindi da questo punto di vista il gioco è perfettamente riuscito, ma sotto tutti gli altri punti di vista il gioco crolla in un attimo come un castello di carte, non rimane niente. Tanto potenziale sprecato per questo The Crew e anche per Watch Dogs, secondo me. Quindi vediamo una Ubisoft che a volte ha le idee buone, ma per questioni forse più di marketing che di altro, cerca magari di tenersene un po' per i capitoli successivi. A volte ha sbagliato in buona fede, in questo caso non riesco a trovarci buona fede, ci trovo solo malizia negli errori che hanno fatto. E purtroppo sia Watch Dogs che The Crew finiscono in questa flop come delusione dell'anno. Davvero un peccato. Bene ragazzi, dopo aver visto quelle che sono state le delusioni del 2014, direi di passare alla top, quindi i videogiochi che più ho apprezzato. Vi dico subito che sarà una top particolare perché sarà una top 8 più 2 più 1. Sì, perché 8 saranno i titoli effettivi che finiranno in classifica, mentre invece altri 3 titoli ho ritenuto comunque degni di nota e di conseguenza volevo parlarne adesso, prima di addentrarci nella vera e propria classifica. Adesso capirete perché ho riservato loro un posto, diciamo, a parte. Stiamo parlando infatti di due DLC, ovvero Left Behind, DLC di The Last of Us, e Funerale in Mare parte 2, legato a Bioshock Infinite. Perché mi va di citare questi due DLC? Ho fatto tra l'altro due video dedicati, quindi ve li linko qua a schermo da qualche parte se volete approfondire il mio parere riguardo quei particolari DLC. Ve li cito perché secondo me quello è il modo giusto di interpretare il DLC, il modo giusto di fare DLC, un DLC che abbia una durata notevole, un DLC che riesca ad aggiungere qualcosa al titolo di base, a volte un DLC che, come nel caso di Left Behind, aggiunga anche a livello di meccaniche qualche elemento particolare, qualche elemento in più, qualcosa quindi che vuole magari proiettarsi verso il futuro cercando di aggiungere qualcosa al titolo originale. Oppure, come nel caso di Funerale in Mare parte 2, un DLC che riesce a unire l'universo di Bioshock nella sua interezza e a chiudere ogni possibile cerchio narrativo che era stato in precedenza lasciato aperto. Quindi un DLC, l'ultimo tra l'altro prodotto legato al nome di Bioshock, con a capo Levin. Quindi c'è anche un messaggio, secondo me, intrinseco all'interno di Funerale in Mare parte 2 riguardo al pensiero di Levin riguardo al mondo videoludico. Io ci ho visto anche questa particolarità. Sono due DLC, forse gli unici veramente che nel corso del 2014 ho ritenuto davvero meritevoli, davvero tosti, davvero validi. E per questo mi andavo a recitare all'interno di questo video. Quello è il modo giusto di interpretare, di fare DLC. Tutto il resto, secondo me, è robetta. Il terzo e ultimo outsider che mi va di citare prima di intraprendere la classifica vera e propria è PT, il playable teaser del nuovo Silent Hills. Perché ho voluto citare PT? Perché secondo me è stata un'operazione a dir poco geniale. Quella di proporre un minigioco horror
che praticamente servisse a sbloccare il teaser di un nuovo gioco, per me è geniale. Cioè, c'è qualcosa di geniale in tutto questo. Onestamente, non ricordo nulla di simile a livello videoludico, non ricordo in passato altre operazioni del genere, cioè creare apposta un minigioco misterioso che una volta portato a termine sbloccasse il teaser di un nuovo gioco in sviluppo. Non ricordo cose del genere e francamente non capisco perché questo PT, a parte il fatto che vabbè, l'hanno più o meno giocato tutti, tanti video qua e là, però non ha avuto. Cioè, se ne è parlato tanto, ma non nella maniera giusta, secondo me. Cioè, quello che mi ha colpito di PT è proprio l'idea di base, è proprio la sua idea di fondo. E sarebbe, secondo me, bello vedere altri esempi del genere, altri minigiochi creati in modo da annunciare poi alla fine, una volta completato, un gioco nuovo. Sarebbe davvero, davvero bello. Purtroppo. Anche Kojima un po' si lamentava di questo, il tutto è stato un po' condizionato, un po' smorzato dal fatto proprio di internet, cioè dal fatto che il primo che l'ha risolto poi metteva più o meno la soluzione in rete, che Kojima aveva in mente un'idea particolare di questo PT, cioè voleva far collaborare gli utenti tra di loro per arrivare alla soluzione. Io ho sentito tanti lamentarsi, ma non si capisce cosa bisogna fare, è casuale, è stato fatto apposta, l'ha detto Kojima, se voi non ascoltate Kojima. Poi non ci capiamo, non si sa più cosa stiamo giocando. L'ha detto lui stesso, io voglio, ho creato una cosa apposta così in modo che gli utenti cercassero di collaborare tra di loro per arrivare alla soluzione finale. Quindi per arrivare a far suonare il famoso telefono, You are chosen, e esce e parte il teaser di Silent Hills. Quindi ripeto, per me è stata una cosa geniale, non del tutto compresa, secondo me. Se ne è parlato, ripeto, anche poco, non poco in generale perché se ne è parlato tanto, ma se ne è parlato poco per quello che realmente è il colpo di genio che sta dietro a PT, cioè l'idea di fondo di aver creato un playable teaser, un minigioco horror, mettiamola così, per bloccare il teaser stesso. Quindi ripeto, PT è il terzo outsider, diciamo fuori classifica, ma che comunque mi andava di citare perché ho ritenuto davvero, davvero sensazionale. Bene, dopo aver parlato di questi tre outsider, diciamo fuori classifica, ma comunque caldamente consigliati, passiamo alla classifica vera e propria, quindi top 8. Vi dico subito che tutti e 8 questi titoli sono ovviamente usciti nel 2014, ma soprattutto sono titoli caldamente consigliati, tutti e 8, dall'ultimo al primo, per motivi diversi, perché ci sono giochi davvero diversi, spaziano un po' tra i generi, ma sono tutti titoli che ho apprezzato particolarmente, ovviamente, se no non li metterei in top, ma sono titoli che consiglio anche a voi. Quindi se avete opportunità di provarli, di reperirli così, provateli almeno, dategli una chance, perché ci sono titoli anche un po' particolari, alcune piacevoli sorprese all'interno di questa classifica, mentre altri sono, diciamo, più delle conferme che delle scoperte così dal nulla, quindi ci sono titoli veramente vari. Detto questo, senza ulteriori indugi, direi di cominciare con la posizione numero 8. All'ottava posizione troviamo Thief, reboot della famosissima serie Stealth che latitava, secondo me, da almeno una generazione e che forse ritorna dopo il successo di Dishonored nel 2012. Infatti, i due giochi si sono omaggiati barra copiati a vicenda per certi aspetti, se vogliamo, ma vabbè, quello è un altro discorso. Titolo molto particolare che ci calerà in questa città. Gioco ambientato tutto in notturna, in questa ambientazione, in questa atmosfera steampunk medievaleggiante. Il titolo si presenta poi come uno stealth puro, nel senso che l'unico modo per completare queste missioni sarà effettivamente quella di essere delle ombre, quindi quella di non venire praticamente mai scoperti. Infatti il combattimento sarà caldamente sconsigliato. A livello di trama è un gioco che sa mischiare soprannaturale, politica, simbologia in maniera secondo me discreta. La trama, diciamo, è senza infamia e senza lode da questo punto di vista. Ci sono personaggi, alcuni interessanti, altri forse un po' meno, ma comunque diciamo che tutto più o meno funziona. Cosa non funziona in questo titolo? Qual è l'elemento che l'ha fatto scivolare ai margini della mia classifica? Purtroppo un problema legato a una parte di questo gameplay che è, se
stata trasformata praticamente in free roaming, diciamo. Tra una missione e l'altra, praticamente, si apriranno queste sezioni dove noi dovremo praticamente raggiungere un certo personaggio, parlare con lui, ci affiderà una missione e dovremo poi praticamente palleggiare avanti e indietro tra questa mappa più o meno aperta, no? E vi assicuro che la cosa è a dir poco problematica, perché è stata realizzata in maniera pessima, ma soprattutto il motivo di questo inserimento, perché inserire un free roaming in un gioco che in realtà col free roaming non ci azzecca niente, perché purtroppo Square Enix, il publisher, ha voluto cercare di modaiolizzare il tutto e vi dico che purtroppo non funziona. Davvero un peccato, perché in realtà il titolo, per altri aspetti, soprattutto il gameplay e l'atmosfera molto particolare, era secondo me davvero ottimo. Comunque sul canale, e vi sarà apparso sicuramente il link anche qua sulla copertina del gioco, trovate un mio video di approfondimento riguardo al titolo, quindi se volete approfondire la mia opinione su TIFF potete cliccare. Alla posizione numero 7 troviamo un altro stealth, anche se in realtà molto diverso dal precedente. Stiamo parlando di Sniper Elite 3, lo vedete là dietro. Titolo molto molto interessante, che si pone come prequel in realtà dello Sniper Elite V2. Infatti ci troveremo in Africa nel 1943. Il compito del nostro cecchino Carl Freeborn sarà quello di trovare ed eliminare una pericolosa superarma segreta che i nazisti stanno sviluppando. Titolo molto interessante, che migliora tantissimi aspetti del V2, primo fra tutti il lato tecnico, davvero davvero migliorato, e forse uno dei migliori giochi in cross-gen, mi verrebbe da dire, dal punto di vista tecnico. Le ambientazioni quasi tutte immerse nella natura, nell'Africa, il deserto, le palme, così sono ricreate in maniera davvero perfetta, i canyon, le rocce, le montagne. Se giocate anche con un paio di cuffie, vi assicuro che vi sembrerà davvero di essere lì. Il fruscio dell'erba, il vento, i rumori, è tutto creato in maniera perfetta. Lo dico, qua veramente hanno fatto un lavoro decisamente ottimo. Altro fattore che lo diversifica dal precedente è che le missioni saranno affrontabili in maniera molto più libera, sia dal punto di vista dell'esplorazione sia dal punto di vista tattico. Perché? Perché sostanzialmente la missione inizierà, ci troveremo davanti questa, diciamo, macro area, e noi per raggiungere il nostro obiettivo possiamo agire più o meno come vogliamo. Quindi possiamo ad esempio anche, non so, agire in maniera stealth utilizzando la pistola silenziata, atterrando i nemici da dietro col coltello, nascondendo i cadaveri, oppure piazzandoci su un'altura, magari con un aspettando, non so, che passi un aereo che copra il nostro rumore, per sparare, cecchinare e colpire i nemici. Tra l'altro ritornano le kill camera GX migliorate rispetto al precedente, tutto quanto. Quindi a livello di gameplay, di meccaniche, ci troviamo di fronte a un gioco che funziona egregiamente. Quindi perché si trova solo in settima posizione in realtà? In realtà per alcuni problemi legati ai server, quindi a un online e anche una cooperativa che purtroppo funzionano molto male quando funzionano, purtroppo una sensazione particolare legata al gioco, nel senso che mi sembra che a questo brand manchi sempre uno scattino in più, manchi sempre qualcosa Sniper Elite per riuscire a fare il salto di qualità. Io non so se sia una trama magari un po' più interessante o dei personaggi che riescano a uscire dallo stereotipo dell'americano che va lì, buono, che uccide tutti i nazisti cattivi. Non lo so se sia questo fattore che me l'ha fatto finire insomma in settima posizione, però forse anche un po' di déjà vu per certe situazioni, quindi non era una novità, diciamo, questo Sniper Elite 3. Forse è questo l'aspetto che me l'ha fatto finire un po' in settima posizione. Comunque è un gioco che finisce in top e che consiglio caldamente a tutti. Stranamente invece è un titolo che quasi tutti, a volte anche a prescindere, snobbano tremendamente, forse perché fa parte di quella cosiddetta fascia grigia, io non lo so. Fatto sta che quando vedo Sniper Elite se ne parla quasi sempre male e non riesco davvero a capire perché. Cos'ha che non va Sniper Elite 3 o anche il V2? Non si sa. In sesta posizione troviamo un gioco molto particolare del quale arriverà presto un video sul mio canale. Stiamo parlando di Alien Isolation, lo vedete là dietro, survival horror che cronologicamente va a porsi dopo il primo film. La protagonista infatti sarà Amanda Ripley, la figlia
di Ellen Ripley, la sopravvissuta del primo film. In questo gioco lei, assieme a una piccola ciurma, sarà incaricata di andare su Sevastopol, questa stazione spaziale, dove è conservata la scatola nera del Nostromo, la nave dove si svolgeva praticamente il primo film. Praticamente Amanda vuole scoprire la verità su quello che è accaduto a sua madre e a tutto l'equipaggio, insomma, del Nostromo. Ovviamente, quando arriveranno su Sevastopol, comincerà il casino, perché si troveranno di fronte a una situazione veramente allucinante. Come dice il titolo stesso del gioco, ci troveremo di fronte a un alien spietato che ci darà la caccia, più a vari altri nemici, perché in realtà in questa stazione è successo qualcosa di davvero davvero tremendo, e non voglio dire altro. Il titolo funziona molto bene, nel senso che per le prime ore, anzi diciamo anche per un bel po' del gioco, riesce a mettere una tensione davvero notevole, perché comunque l'alien ha un'intelligenza artificiale molto ben sviluppata e quindi è molto imprevedibile, diciamo, di conseguenza il gioco mette una tensione davvero incredibile, anche perché appena ci trova, diciamo, è instant death, cioè praticamente ci prende e ci elimina in un colpo senza grandi possibilità di replica. Quindi diciamo che a inizio gioco ero molto gasato, ho detto wow, sembra veramente una cosa fantastica, però pian pianino, man mano che andavo avanti, cominciavo a notare una certa ripetitività di fondo. E questo perché? Perché secondo me, e questo è forse il vero difetto del titolo, il gioco dura, secondo me, un po' troppo. Questa eccessiva durata, secondo me, porta ai problemi di prima, quindi una certa ripetitività delle cose, delle azioni da fare, a una certa ripetitività anche delle situazioni, ma soprattutto una prevedibilità dei nemici, perché più vai avanti, no, si dice, impari a conoscere il tuo nemico, e di conseguenza impari anche a conoscere più o meno come l'alien può muoversi, come altri nemici possono muoversi. Di conseguenza viene smorzato tutto il fattore tensione, che invece nelle prime ore era a livelli stellari. Ed è questo forse il motivo per cui Alien Isolation è finito in sesta posizione, che poi sesta posizione è comunque in una top, quindi il gioco mi è piaciuto in realtà, è comunque consigliatissimo. Però ripeto, fosse durato un po' meno, secondo me sarebbe riuscito a prendermi di più e non sarebbe incappato in questi problemi che ho evidenziato. Alla quinta posizione troviamo un titolo che in pochi si aspetterebbero così in alto. Stiamo parlando di Infamous Second Son. Perché è al quinto posto, è così in alto in classifica? Semplicemente perché è un titolo che mi ha saputo divertire. Divertimento, un gameplay veloce, divertente, che non mi ha mai stancato, una trama leggera che forse poteva prendersi un po' sul serio, un po' più sul serio in certi momenti, ma che non voleva restare un gioco in realtà leggero, spensierato. Un titolo tra l'altro che offre un free roaming in questa Seattle particolare, un po' fuori dal mondo, se vogliamo, come realtà, perché il gioco ci presenta una realtà che palesemente non è la nostra, quindi anche perché il protagonista Destin è un supereroe, quindi è questo mondo, possiamo definire, un po' alternativo, no, rispetto al nostro, quindi una cosa particolare. Dicevo, il free roaming di questo titolo non mi è pesato, ed è una cosa molto particolare, perché sapete, io comincio ad essere già un po' assuefatto di questo free roaming ovunque, abbiamo visto in Tifa ad esempio che lì era stata una cosa problematica. In questo titolo non mi ha pesato, anzi mi ha divertito andare in giro, fare le missioni secondarie, anche solo fare questi graffiti. Forse perché tutti diversi l'uno dall'altro, io non lo so. È un titolo che mi ha divertito dall'inizio alla fine. Ho giocato due volte di fila, non mi sono mai annoiato, mi sono sempre divertito. Beh, io direi che onestamente Second Son si è meritato di diritto il quinto posto in questa mia classifica. Davvero, davvero un titolo consigliato. Tra l'altro, tecnicamente, è un titolo che riesce a dare un primo sguardo alla next gen, comunque a un lato tecnico veramente all'avanguardia, quindi anche per questo fattore resta un titolo caldamente consigliato a tutti. Alla quarta posizione troveremo un titolo che davvero nessuno si aspetterebbe, eccolo là dietro, Sherlock Holmes, Crimini e Punizioni. Esperienza magnifica, maestosa, titolo investigativo molto particolare, ambientato in questa Londra di fine 1800, con la quale ho
un feeling sempre particolare, c'è sempre una certa confidenza con questa ambientazione, con questa atmosfera molto particolare. Il nostro investigatore sarà chiamato a risolvere sei casi distinti che saranno collegati dal filo conduttore della moralità. Quindi alla fine di ogni caso, praticamente in base alle prove che abbiamo raccolto, dovremo decidere chi incolpare tra i vari sospettati e soprattutto decidere anche la sua sorte. Da qui il titolo Crimini e Punizioni, che si rifà a un libro di Dostoevskij. Titolo, ripeto, interessante. Per tutti coloro che amano gli investigativi, per me è un acquisto praticamente obbligato, perché è un gioco che tra l'altro migliora tantissimi aspetti dei giochi precedenti della serie. Finalmente abbiamo un lato tecnico, non dico all'avanguardia super, però un lato tecnico buono, godibile, perché abbiamo un personaggio che non si muove più come un burattino, quindi il gioco è migliorato sotto tantissimi punti di vista, le storie sono ben realizzate, con personaggi ben caratterizzati, e, insomma è bello, è un titolo molto bello. Il titolo forse pecca nel voler semplificare troppo gli enigmi, che sono stati ridotti di numero e resi molto più semplici, ma in realtà il titolo semplifica forse questo aspetto, un po' per cercare di acchiappare più pubblico e un po' perché vuole concentrare il suo focus su qualcos'altro, ovvero sul fatto di individuare il giusto colpevole. Alla fine di ogni caso, infatti, ci sarà questa sezione diciamo di ragionamento nella quale dovremo, attraverso le prove, valutare chi è il reale colpevole. Vi assicuro che spesso non è così semplice come potrebbe sembrare. Quindi ripeto, Sherlock Holmes, quarto posto, perché è stato un titolo che ha saputo sorprendermi con le sue novità ed è un titolo che ho veramente apprezzato. Diciamo che quando è finito, quando sono finiti questi sei casi, ne avrei voluti giocare altri sei. E di conseguenza capite bene che se un titolo riesce a dare una sensazione del genere, per me è un titolo davvero ottimo. Sul mio canale trovate un video interamente dedicato, un approfondimento dedicato a questo titolo, sarà apparso sulla copertina come per gli altri giochi. Se volete saperne di più, guardate quel video. Siamo arrivati al podio, quindi gradino più basso, terzo posto per un gioco molto particolare, un gioco che purtroppo non esiste in formato fisico e qua molti di voi avranno già capito. Stiamo parlando di un titolo a cui ho dedicato un video di approfondimento speciale un po' di tempo fa. Stiamo parlando di Valiant Hearts, titolo incredibile, maestoso, un gioco che all'apparenza potrebbe sembrare quasi un banale gioco d'avventura platform in 2D con questi personaggi strani con gli occhi coperti dai capelli, così dici cos'è sta roba. Invece no, invece è un titolo eccezionale. Un titolo che riesce a mostrare gli orrori della Prima Guerra Mondiale come nessun altro titolo ha mai fatto. Un gioco che riesce tra l'altro ad avere un finale sconvolgente per il modo in cui arriva. Un finale che, lo ammetto, mi ha fatto commuovere e mi ha fatto soprattutto riflettere. Un titolo davvero incredibile. Un titolo che narra le vicende di questi uomini in guerra, perché non posso definirli soldati. Sono uomini che sono stati strappati dalla loro terra e portati in guerra, buttati in questo macello, in questa follia che è stata la Prima Guerra Mondiale. E il gioco riesce bene a rendere questa cosa. Progressivamente il gioco si fa più cupo, man mano che passano gli anni, man mano che passa il tempo. Gli ho dedicato un video comunque dove spiego bene tutto quello di bello che ho trovato all'interno del titolo. Il video sarà qua, in questo spazietto nero. Gioco davvero interessante, formidabile, un titolo che davvero fa riflettere e anche qua forse indaga un po' quello che è l'animo umano, quella che è l'umanità delle persone messe in una situazione davvero folle, folle davvero, ed è stata un'esperienza magnifica questo Valiant Hearts. L'unico piccolo rimpianto che ho riguardo a questo progetto, più che altro è una domanda che voglio porre anche voi e che ponevo anche nel video. Mi chiedo, ma se questo progetto, se questa idea fosse stata sviluppata con un alto budget, quindi magari con un gameplay più tradizionale, con un lato tecnico più tradizionale, quindi un gioco magari più tradizionale, no? Nei suoi schemi, nelle sue meccaniche, alla The Last of Us, ipotesi, sto proprio ipotizzando, cosa ne sarebbe venuto fuori? Probabilmente il gioco dell'anno. Secondo posto meritatissimo per Wolfenstein The New Order, titolo
eccezionale, un fulmine a ciel sereno quasi, un titolo che davvero era inaspettato. Io non l'avevo preso il day one e me ne sono davvero pentito, perché il titolo si è rivelato essere maestoso. Gli ho dedicato un video a parte, apparirà all'interno della copertina del titolo. Cosa vi devo dire di questo gioco? Spara tutto vecchia scuola, che riesce a unire elementi nuovi e vecchi. Abbiamo infatti una ruota delle armi, vecchio stile, che tra l'altro si possono imbracciare anche due armi alla volta, una salute che non si rigenera da sola e uno scudo. E di contro abbiamo un sistema di coperture dinamiche abbastanza nuovo, un lato tecnico all'avanguardia e una trama molto accattivante, ed è forse questo il vero punto di forza del titolo, comunque oltre al suo gameplay. Ci troveremo infatti all'interno di un'ucronia storica nella quale i nazisti hanno praticamente vinto la seconda guerra mondiale. Il compito del nostro protagonista, William J. Blazkowicz, classico manzo americano che poi in realtà sembra più filosofo che altro in certe situazioni, sarà quello di eliminare la persona che ha contribuito a trasformare il nostro mondo, il mondo che conosciamo, in questa appunto ucronia storica, in questa distopia tremenda, ovvero il generale Wilhelm Strasse. Titolo molto particolare, ottimo, devo dire che è praticamente un gioco solido in tutto, tranne in alcune sezioni stealth un po' abbozzate, un po' così, un po' fatte coi piedi, e forse nel non riuscire a creare un mondo credibile, perché ci troviamo nel 1960 comunque alternativo, però è troppo alternativo, nel senso che sembra quasi un 2060 più che un 1960, nel senso che questi nazisti sono stati trasfigurati a livello incredibile, ci sono dei robot, ci sono delle cose davvero talmente assurde che risultano purtroppo non credibili. E io ho pensato, ipotizzavo nel video dedicato, che questo fatto fosse dovuto alla magari una situazione particolare, perché stiamo parlando comunque del nazismo, argomento che forse a livello videoludico e non è ancora un po' un tabù, forse. Questa è una sensazione che ho avuto giocando il titolo. Forse non si poteva creare una realtà alternativa credibile, proprio perché il nazismo è un tema un po' scottante ancora. Questa è stata la mia sensazione. Detto questo, titolo straconsigliato, veramente, ma tutti i giochi di questa top lo sono, quindi mi sto anche ripetendo. Più che altro perché è finito anche in seconda posizione, perché è un titolo che riesce a riportare in alto il genere degli shooter, degli sparatutto in prima persona, genere che negli ultimi anni era secondo me precipitato sotto il peso di un multiplayer onnipresente, a volte quasi inserito a caso, un futurismo esasperato, anche molto di più di Wolfenstein per certi aspetti, e un single player che era lasciato quasi a morire, mentre invece Wolfenstein The New Order riporta il focus su elementi ottimi, fondamentali secondo me per un gioco. Trama, gameplay, gioco comunque divertente e anche impegnativo in certi aspetti. Insomma, è un bel titolo, ragazzi, è davvero, davvero un bel gioco. E tra l'altro, cosa che sottolineavo anche nel video dedicato, ha un cattivo che non è il solito cattivo, lo stereotipo, il cattivo perché è cattivo, ma è un nemico che, nonostante tutto, ha un qualcosa da dire. Quindi anche in questo è un titolo che riesce ad arrivare lì dove tanti sparatutto, ma tanti giochi in generale, non riescono in realtà ad arrivare. Quindi davvero un applauso sentito per gli sviluppatori, per i publisher, per tutti coloro che sono stati dietro al progetto di Wolfenstein The New Order. Davvero, davvero un titolo eccellente e un'incredibile sorpresa in questo 2014. E siamo arrivati alla posizione numero 1. Io vorrei iniziare il discorso riguardo a questo titolo con una domanda. Vi ricordate qual era stato il mio personale gioco dell'anno del 2013, quindi dell'anno scorso? Esatto, The Last of Us, titolo che concentrava il suo focus riguardo all'uomo, all'umanità, a quello che è la vera natura umana messa di fronte a situazioni pericolose, situazioni difficili, perché la vera natura dell'uomo esce in realtà proprio in queste situazioni qua, perché noi siamo abituati a un mondo fatto di convenzioni, di usi e costumi, una certa morale che però è legata a un certo tipo di benessere. In The Last of Us il focus invece era concentrato sulla vera natura dell'uomo, quindi la natura forse più istintiva, più animale,
del tutto. Ecco, alla prima posizione di quest'anno troviamo un titolo che anch'esso punta il focus sull'uomo, sull'umanità, sul male che è insito nell'animo umano. Un titolo che attraverso la lente del suo autore vuole provare a rispondere anche a determinate domande. Cos'è il male? Da dove arriva il male? Dove si trova il male? Come si combatte il male? Stiamo ovviamente parlando di The Evil Within, posizione numero uno, stra meritata, per questo che tanti definiscono quasi un banale gioco di zombie. No, assolutamente no, The Evil Within è molto di più. The Evil Within è un horror, un thriller, un survival, di sicuro è un viaggio allucinante all'interno anche qua dell'animo umano, un viaggio che Mikami, l'autore stesso, ci porta a compiere per arrivare a capire determinati aspetti dell'uomo, aspetti che ovviamente non sto qua a dirvi adesso. Sono sicuro che tra l'altro arriverà un video dedicato piuttosto corposo relativo a questo titolo, perché se lo merita davvero tanto. Un titolo che tra l'altro riesce ad alzare l'asticella della difficoltà in maniera incredibile, cioè anche a livello normale il titolo presenta finalmente una difficoltà notevole, cosa che non capita spesso, anzi molto spesso capita il contrario, cioè giochi che a livello difficile risultano in realtà semplicissimi. Questo no, questo anche dal punto di vista del gameplay vuole essere un survival horror vero, vecchia scuola, un gioco impegnativo che in tante situazioni ti porta a riflettere e non andare ad armi spianate, perché le munizioni sono poche, perché ci sono tanti modi per poter eliminare questi nemici anche in maniera stealth a volte. Titolo davvero eccellente, titolo molto più profondo del previsto, molto più profondo di come tanti lo dipingono. Non riesco a capire perché non abbia avuto più attenzione mediatica anche nei premi, nei Game Awards, ma in tutti gli award, diciamo, in generale a livello videoludico. Perché The Evil Within non è stato considerato? Non lo so onestamente perché. Ripeto, per me è stata un'esperienza eccezionale. Un gioco, tra l'altro, profondamente autocitazionista. Cioè Mikami, l'autore del titolo stesso, si autocita altre sue opere precedenti, ma lo fa in maniera magistrale, non lo fa in maniera forzata. Ed è questa un'altra forza del titolo. Easter egg, cose del genere, sono veramente create, inserite in maniera perfetta. E ripeto, è un titolo, un'esperienza eccezionale che lascerà un segno, perché veramente l'argomento, quello di cui tratta, le domande che prova a dare questo titolo, sono risposte a delle domande molto interessanti e che riguardano comunque l'animo umano. E sapete che quando si tratta di argomenti del genere io sono sempre particolarmente toccato e rapito. E poi, ripeto, il gioco funziona, non c'è una situazione uguale a un'altra, ad esempio, ci sono tanti nemici diversi, è un bel gioco, veramente, non so più cosa dire, cioè, giocatelo, perché è un'esperienza incredibile che sono sicuro tutti possono apprezzare. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo lunghissimo video. Cosa mi resta da aggiungere riguardo al 2014? Beh, 2014 è stato un anno di transizione, un anno di passaggio, sono emersi titoli comunque buoni, li abbiamo visti, ma a livello generale è stato un anno un po' fiacco. Personalmente mi aspettavo decisamente più voglia di fare, più iniziativa, specialmente perché ricordiamo che sono uscite le nuove console alla fine del 2013, quindi mi aspettavo davvero una forza esplosiva decisamente superiore a quella che invece è stata. Detto questo, io vi ringrazio per essere arrivati a questo punto. Come sempre commentate, ditemi cosa ne pensate dei titoli che ho inserito in top, magari degli argomenti che sono emersi anche dalla flop, e ditemi quelli che sono stati i vostri giochi preferiti del 2014 e quali sono stati invece quelli che più avete disprezzato o che più vi hanno deluso. Vi ricordo che il prossimo video, quindi tra circa una settimana, arriverà il video dedicato ai titoli che più attendo del 2015. Detto questo, grazie a tutti della visione, un saluto e alla prossima. Ciao ragazzi!